batteri. L'inversione per Morata. Sì! 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 Va Morata! Sì! 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 Ancora contenti che ci hanno eliminati dalla Champions? Ok, ci avete fatto incazzare. Fratelli e sorelle, buon pomeriggio a tutti, buona domenica pomeriggio a tutti. Allora vi comunico, mi sono rifocillato perché io prima delle partite mi si chiude lo stomaco, poi dopo le partite mi mangerei un bue. Vi comunico che già sono partite le interrogazioni parlamentari per Torino-Juventus, promosse ovviamente da Ventura e Cairo. A breve ci saranno ovviamente sviluppi. Aspettatevi domani i soliti titoloni sui giornali del tipo Juventus non così, e ovviamente la cagatura di cazzo da qui al 2045. Detto ciò, a noi poco ce ne cale perché il campo recita Torino 1 Juventus 4, e quindi a mio modesto parere, a parole, stiamo a zero. Fegati spappolations, cari i miei cugini e tutti gli altri che hanno fatto festa, no? Mercoledì scorso. Il campionato restituisce una Juventus rabbiosa che gioca un primo tempo semplicemente perfetto, assolutamente padroni del campo, Toro annichilito, la sblocchiamo con Pogba che gioca una partita monumentale su calcio di punizione, raddoppia Khedira. Se dobbiamo cercare il pelo nell'uovo, ho visto un inizio di secondo tempo nel quale la Juventus è entrata in campo un po' leggeretta. Di qui l'errore di Alessandro che provoca il sacrosanto rigore con cui loro la sbloccano, ma poi era già in campo Morata dal 32esimo del primo tempo. Peccato per l'infortunio di Dybala, la sosta capita come il cacio sui maccheroni. Morata fa il 3-1 e poi ancora Morata per il poker finale, 4 gol. È stato un arbitraggio sui generis, se vogliamo, di Rizzoli, che ha concesso tutto e anche di più perché sovvolate botte da Orbi, e poi è stato espulso Khedira per proteste. Ha usato lo stesso metro per tutte e due le squadre, quindi non dovete rompere i coglioni, chiaro? Non dovete rompere i coglioni, perché penso soltanto per me. Comunque, salutate la capolista, andiamo alla sosta primi in classifica. Adesso di quelli che faranno gli altri a me non me ne può fregare meno, perché io queste squadrette non le seguo. Adesso, come detto, il campionato ci ha restituito una Juventus incazzata nera e mo so cazzi vostri. Godevate, adesso godete. Comunque, fratelli e sorelle, vi saluto aggiungendo soltanto una postilla finale su tutto quello che è stato detto, letto, scritto in questi 3 giorni. Io dico soltanto una cosa: a 2 minuti dal termine eravamo ai quarti di finale. Allegri aveva fatto un capolavoro tattico, ok? I supplementari, come già detto, neanche li conto. Se non vi sta bene questa Juventus, ti fate per l'Inter e dopo guardatevi i preliminari di Coppa Italia col fossombrone. Chiaro? Vi saluto, vi rimando a dopo la sosta.
Buona domenica a tutti e fino alla fine. Forza Juve! Ciao ragazzi! Stavo dimenticando la cosa più importante, i 974 minuti di Super Gigione Buffon. Stavo dimenticando la cosa più importante. Complimenti, leggenda. Ciao a tutti.